perde 2-1 per un rigore dato al 90esimo, incredibile e clamoroso. Adesso, Kinè ce l'aveva detto 6 mesi fa che la Juventus doveva arrivare sotto la Roma, ma per quello che riguarda lo Spezia. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini del mio corazon, come state il giorno dopo la partita? Che partita, Udinese-Juventus, l'ultima del campionato più lungo del mondo, perlomeno più lungo della mia vita. È durato, la sensazione, come 150 anni, no? Mi ha fatto allungare la barba, mi ha imbiancato i capelli, ma finalmente ci siamo. Anche se non è andata come speravamo, il vostro Andrea Stay Calma da New York, perché non manco mai, perché ci sono sempre, soprattutto nei momenti tristi, a cercare un po' di ottimismo e positività, che al giorno d'oggi tra i tifosi juventini è veramente dura da trovare. Siamo in lotta, in bisticcio continuo, discussioni continue, gli ultimi hashtag che sono usciti o con noi o con Allegri o non mi ricordo esattamente come sono, ma signori, signori, è il momento di riportare la Juventus al centro dei nostri discorsi e mettere quello che sono le nostre volontà, no? I nostri sfizi un po' in secondo piano, ritornare a tifare e supportare a prescindere. A me sinceramente tutti i discorsi che fate su Allegri out, Allegri in, non mi interessano, non mi sono mai interessati. Chiunque si siederà su quella panchina il prossimo anno avrà il mio rispetto, prima di tutto perché quest'anno soprattutto ha dimostrato quanto allenare la Juventus sia difficile, non soltanto per le pressioni della maglia, ma soprattutto per quello che è la tifoseria, il trattamento dei media, il trattamento della federazione, il trattamento della UEFA, il trattamento dei procuratori, e posso continuare ad andare avanti in questo modo. Prima di tutto l'allenatore che siederà sulla panchina della Juventus avrà il mio rispetto. Secondo, l'allenatore che siederà sulla panchina della Juventus avrà il mio totale supporto incondizionato. Finché non dice Juve merda, allora a quel punto c'è qualcosa che non va, qualcosa che non sta funzionando. Ma che queste sono le mie condizioni nei confronti di chiunque faccia parte della nostra squadra nel momento in cui comincerà la prossima stagione 23-24. Che sia Allegri, che sia Gattuso, che sia Guardiola o che sia un ritorno di Sarri, a me non interessa. Non interessa. Se voi vi state concentrando ancora su questa questione di Allegri, state perdendo tempo. State perdendo tempo che potreste invece impegnare nel accrescere la vostra consapevolezza da tifosi, nel pensare come trovare le giuste motivazioni per vedere le partite il prossimo anno, visto che ancora non sappiamo dove andremo a parare. Perché sì, la partita l'abbiamo vinta, non siamo riusciti a qualificarci in Europa League. Parleremo poi del rigore dato al 90esimo alla Roma, ma andiamo avanti. Non siamo riusciti a qualificarci in Europa League, siamo comunque in Conference League. Io dico, non siamo ancora del tutto sicuri, perché a questo punto la palla bisogna ripassarla, rimandarla alla UEFA, che negli ultimi giorni, attraverso i suoi scagnozzi, i suoi infiltrati all'interno, sto scherzando ovviamente quando uso questi termini, all'interno dei quotidiani sportivi nazionali, ci fa sapere con minacce neanche troppo velate che la Juventus il prossimo anno in Europa non ci metterà piede, a meno che sappiamo tutti quali sono le condizioni, no? Nei confronti della Super League, eccetera. Quindi la palla a questo punto va a Čeferin, e anche se noi in classifica siamo qualificati per la Conference League, a questo punto non è ancora sicuro, finché non ci faranno sicuro, non ci faranno sapere. Non è ancora sicuro, come non è sicuro il direttore sportivo che sarà il nostro direttore per il prossimo anno. C'è stata la promozione di Manna
alla prima squadra praticamente. Però quello che penso io è che Giuntoli sia già dei nostri, abbia già trovato un accordo e probabilmente si stia già muovendo in qualche modo, chissà, collaborando con lo stesso Mann da qui fino al momento in cui sarà ufficializzato il suo addio a Napoli e il conseguente arrivo a Torino. Io spero sia Giuntoli, perché quello che so su di lui, le informazioni che ho raccolto fino a questo momento, mi fanno veramente ben sperare. Ci sono tante coincidenze con quello che è il mio direttore sportivo preferito di tutti i tempi, che voi già sapete, che non vi devo ripetere qua in questo momento. Però incerto il nostro futuro, poco a poco acquista sempre più certezze, come l'uscita di Bonucci al 90esimo, che è sembrata un po' un addio, la conferenza di Allegri, che tanti hanno letto come una conferenza in cui lui a livello di comunicazione voleva ribadire il concetto che lui era fermo e non voleva rinunciare al contratto, i 14 milioni. Io penso che questa lettura è totalmente sbagliata. Penso che sia totalmente sbagliata. Ovviamente io non ho la presunzione di avere la verità e la certezza, ma secondo me Allegri ha già trovato un accordo economico con John Elkann. Non so di che accordo si tratti, se c'è stata una buona uscita, una riduzione dell'ingaggio, eccetera eccetera, però io credo che siano già arrivati a un accordo, e ve lo do al 90%, perché ovviamente la certezza non c'è mai. Al 90% Allegri il prossimo anno non sarà allenatore della Juventus. Adesso tanti dicono è un bene per la tifoseria, perché ritornerà ad unirsi. Dobbiamo prendere un allenatore che unisca la tifoseria. Io penso che l'allenatore non sia la giusta soluzione nei confronti del problema della tifoseria. Il problema della tifoseria può essere risolto solamente con la discussione, con la conversazione pacifica e rispettosa delle idee del prossimo. Soltanto in questo modo potremo arrivare a un punto in cui culturalmente siamo un po' più positivi nei confronti degli argomenti intorno alla Juventus, invece di essere continuamente distruttivi. Io sono di questa idea, poi magari mi sbaglio, ve l'ho detto, non parto mai dal presupposto di avere la certezza. L'allenatore non so chi sarà, non sto neanche qui a discutere di nomi, che sicuramente avrete già sentito tutti. Adesso comincia la sessione di mercato, di cui io non parlerò perché è piuttosto snervante per quello che mi riguarda, visto che un giorno è un nome, il giorno dopo un altro, eccetera. Però quello che vi posso dire è che spero, una delle informazioni che mi hanno dato su Giuntoli è che è un certo tipo, un certo pezzo di professionista, e c'ha un certo tipo di carattere nei confronti dei suoi collaboratori, nei confronti dei giocatori, e che sta spesso nello spogliatoio. Io spero che la scelta delle persone, dei giocatori che faranno parte della squadra e delle persone che faranno parte dello staff, dei professionisti che faranno parte dello staff, io spero che la priorità in assoluto sia la motivazione nei confronti del progetto Juventus a prescindere. Io spero di non dover rivedere il prossimo anno, nel caso in cui le cose non vadano come tutti noi speriamo, giocatori scontenti che esprimono e fanno vedere manifesto il loro malcontento ai tifosi, allo stadio e alle televisioni, che si rifiutano di scendere in campo, che si rifiutano di andare in panchina. Io queste cose, questi segni di prevalenza
della persona, del personaggio nei confronti della squadra Juventus, non le voglio più vedere, a prescindere, senza scuse, a prescindere di qual è il motivo, il litigio con l'allenatore, con il dirigente o qualsiasi sia il problema che ci hanno a casa personale. Io non voglio più vedere giocatori che mettono il proprio ego in prevalenza nei confronti del gruppo e del gol della Juventus. Io queste scene non le voglio più vedere, quindi questa è la mia speranza per il prossimo anno, per la prossima stagione, che sicuramente sarà una stagione intensa e divertente. Io la voglio pensare in questo modo. C'eravamo quasi riusciti, perché a sto punto, visto che non abbiamo fatto il nostro lavoro contro l'Empoli e il nostro lavoro contro il Milan, con l'Udinese abbiamo vinto, abbiamo fatto i 3 punti, abbiamo vinto 1-0, cortomuso come sempre, però non è bastato, perché a Roma lo Spezia, che era praticamente salvo sull'1-1 contro la Roma, appunto, perde 2-1 per un rigore dato al 90esimo, incredibile e clamoroso. Adesso Chinè ce l'aveva detto 6 mesi fa che la Juventus doveva arrivare sotto la Roma, ma per quello che riguarda lo Spezia che si deve salvare, quindi adesso va a fare lo spareggio contro il Verona e darete un rigore che non c'era allo Spezia nei confronti del Verona. Come la volete sistemare questa cosa? Perché noi della Juve, noi ci siamo abituati da svariati anni, e l'ultima stagione è stata la più clamorosa di tutti, quindi se non abbiamo smesso di giocare dopo la Salernitana, quando c'è stato l'errore tecnico in cui andava ripetuta la partita, figuriamoci se ci stiamo a lamentare per un rigore dato alla Roma al 90esimo. Però lo Spezia, nel senso, che cosa dovrebbe dire a questo punto? Io vi lascio con questa domanda, signori. Vi mando un forte abbraccio. Forza Juve fino alla fine. Comincia l'estate, non dovremo pensare ai tribunali, quindi cerchiamo di prenderla leggera e cominciamo a caricarci di energie positive. Prendiamo tanto sole, tante vitamine, in modo che la prossima stagione ricomincia e noi siamo belli carichi per seguire la nostra Juventus, come si va a fare da sempre, io perlomeno da quando sono nato. E le solite 3 regole, signori: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli.